Buonasera a tutti. Pronto? Buonasera a tutti. Questa sera siamo qua, a differenza delle altre comizi che abbiamo fatto per informare la cittadinanza e poi sull'operato dell'amministrazione, è l'ultimo che abbiamo fatto, che era a difenderci delle bugie che aveva detto nel comizio di replica Villalba Futura insieme per Villalba. Questo è un comizio particolare, perché giorni fa è successo un fatto grave in consiglio comunale e mi sento in dovere di avvisare la cittadinanza di quello che si sta preparando dentro il palazzo comunale o all'interno del consiglio comunale. La posizione Villalba Futura, con l'ausilio dei due trasfughi, ha più di 2 anni che hanno la maggioranza. In questi 2 anni non sono riusciti a produrre niente di buono per il Paese. E l'unica cosa che hanno prodotto sono delle lettere fatte ai vari assessorati, alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, interrogazione, per bloccare l'azione amministrativa dell'amministrazione. Cioè ci fanno lavorare male. Ma 2 giorni fa è successo un fatto più grave. Praticamente si è convocato il consiglio per giorno 27, e il 27 mattina mancavano due di noi. Siccome come gruppo abbiamo stabilito di non presentarci e farlo slittare all'indomani, proprio perché volevamo essere tutti presenti, e l'abbiamo fatto. Loro giustamente potevano anche protestare, ma di solito si protesta facendo verbalizzare che è scorretto, che è andata a deserto una seduta e finisce là, si lascia una traccia nei verbali. Loro cosa fanno invece? La prendono come una scusa questa e rinviano il consiglio al 19 dicembre. Per i non addetti ai lavori, dice vabbè, cosa hanno fatto? Hanno spostato i 20 giorni? Non è così, è un fatto grave. E ora spieghiamo il perché. Noi contavamo, prima del 10 dicembre, convocare un consiglio comunale, dove in questo consiglio c'era il bilancio comunale, quindi è l'atto più importante che può produrre un'amministrazione comunale. Con la seduta che hanno spostato loro, rinviato questo consiglio al 19, noi non possiamo fare più l'approvazione del bilancio, perché c'è una seduta in corso, rinviata. Nell'ipotesi che noi il 19 portiamo in quella seduta il bilancio, il 19 sera è una forzatura perché il nostro statuto non lo prevede, però neanche lo vieta, quindi credo che lo faremo. Il 19 portiamo il bilancio, facciamo l'ipotesi che pure il 19 sera si approva, 2 o 3 giorni per redigere il verbale e pubblicarlo, 10 giorni sta in pubblicazione perché a minoranza non ci vota l'immediata esecutività, ce ne andiamo a gennaio, praticamente si perde un anno, non si possono fare le delibere, non si può fare niente, cioè si blocca l'attività amministrativa, tutta l'attività amministrativa. Cosa comporta questo blocco dell'azione amministrativa? Ora parliamo dei danni che si causa con questo blocco dell'azione amministrativa. Voglio fare, prima di parlare di questi danni, una parentesi. Perché siamo arrivati a fine anno per approvare il bilancio di previsione 2013? Non è che è stato un capriccio, come ha detto un consigliere, tu hai aspettato alla fine proprio perché volevi amministrare in 12esima. Non è stato così. Ha dal mese di febbraio che gli uffici ci propongono delle ipotesi di bilancio che sono catastrofiche, proprio, cioè non bilanciavano, 200.000 euro sotto, 300.000 euro sotto, tant'è che noi nel mese di febbraio, qualcuno, soprattutto gli interessati, studenti, ricorderanno, si era già fatta una delibera, proprio spronato, cioè sotto le indicazioni dell'ufficio sulla situazione drammatica che avevamo, di tagliare i trasporti ai pendolari. Non so chi se lo ricorda, sicuramente interessanti se lo ricordano, i pendolari.
dove si tagliava proprio i contributi che davamo. Dopo qualche settimana abbiamo revocato, non perché c'erano i motivi per revocare, ma come principio, perché non ci sentivamo di iniziare a fare i tagli a causa della situazione finanziaria che c'è a livello nazionale, proprio a partire dagli studenti. Era un cattivo esempio, era una brutta cosa che stavamo facendo. L'ufficio ci avverte che se a fine anno non si bilancia dovevamo pagare noi di tasca nostra, ma noi siamo andati avanti lo stesso, paghiamo di tasca nostra, ma non si può iniziare dagli studenti, e siamo andati avanti. Un'altra cosa, la TARSU, cioè la TARSU è la tassa sulla spazzatura. Quest'anno, sto raccontando i motivi perché siamo arrivati a fine anno, non si applicava la TARSU, c'era la TARES. Qual è la differenza tra la TARSU e la TARES? Mentre la TARSU imponeva che i cittadini dovevano pagare minimo il 50% delle tasse, con la TARES dovevano pagare il 100%. Praticamente a Villalba si pagava da 1,06, dovevamo passare a 2,12 euro a metro quadrato. Vai a spiegarlo ai cittadini in una situazione così grave, che economica, che noi raddoppiamo la tassa e non è colpa nostra, il governo nazionale, le leggi, la colpa è sempre dell'amministrazione, quindi raddoppiare non veniva facile, quindi ci rifiutavamo di fare questa delibera per raddoppiare e perdevamo tempo con le speranze che nasceva qualcosa che cambiava la situazione. Non solo su questo, e poi alla fine abbiamo avuto ragione, è cambiato qualcosa, perché il 15 di ottobre è uscita una legge dove dice che solo per il 2013 si può applicare la TARSU, cioè quello che copriva il 50%, non il 100%, quindi già la cosa era diversa. Ma è nato un altro problema, perché c'erano i tagli regionali, i tagli statali che sono stati consistenti, e per le ipotesi di bilancio che ci suggeriva l'ufficio, cioè dei trasferimenti, perché noi fino credo il 18 novembre non avevamo certezza di quanto la Regione Sicilia ci doveva dare per l'anno 2013, siamo a fine anno e ancora non sappiamo quanti sono i soldi che ci dovevamo dare. Quindi per le ipotesi di bilancio che faceva l'ufficio, noi non ci bilanciavo lo stesso, quindi il comune non aveva soldi da mettere sulla TARSU, quindi con tutti i tagli, gli artifici e gli escamotaggi che abbiamo trovato si doveva aumentare la TARSU del 40%. Abbiamo aspettato fino al giorno 13 novembre, dovevamo deliberare lo schema di bilancio, perché deliberare il 13 significa approvare il bilancio a Natale, perché i tempi tecnici sono 20 giorni al revisore, quindi dal 13 ci andiamo al giorno 3 dicembre, 10 giorni ai consiglieri comunali per eventuali emendamenti, ci andiamo al 3 di dicembre, no, al 13 di dicembre, altri 10 giorni di pubblicazione dopo che si redigono i verbali, 2-3 giorni per redigere i verbali, ci andiamo al 15-16 e 10 ce ne andiamo al 25-26 a Natale, quindi eravamo con i tempi stretti. Considerate che dopo questa data, dopo l'approvazione del bilancio, gli uffici si devono attivare per impegnare tutte le somme che sono nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, e si deve fare il tutto entro il 31-12, perché il 1 di gennaio non si possono impegnare più le somme, quindi va tutto perso, anche se il comune c'è le somme, le somme in cassa, non le può più impegnare, quindi capite, già il 13 gennaio è azzardato. Ma non ci volevamo rassegnare a aumentare la spazzatura al 40%. Siamo stati costretti, l'abbiamo fatto il 13 di novembre, scusate, abbiamo approvato questo schema di bilancio. Dopo 5 giorni arriva finalmente la risposta alla Regione, non solo conferma le soldi, ci dà 50.000 euro in più rispetto alle previsioni che faceva l'ufficio. Non abbiamo avuto dubbi, abbiamo preso i 50.000 euro e l'abbiamo messo a totale copertura dell'aumento al 40%, quindi Villalba non subirà nessun aumento ed è l'unico comune della provincia di Caltanissetta che non ha aumento della TARSU. Anzi, se prima eravamo il penultimo comune come tariffa, ora siamo l'ultimo comune della provincia di Caltanissetta, abbiamo la tassa più bassa di tutta la provincia di Caltanissetta e non solo, tra le più basse a livello regionale, e questo per noi è un motivo di orgoglio, non aver aumentato la TARSU. Ecco,
poi mi suggeriscono con un servizio ottimo, fino ad oggi abbiamo avuto un bellissimo servizio, strade pulite, cassonette vuote, tutto spazzato, insomma abbiamo un bel servizio con la tassa minima. Io ho fatto questa premessa per dire il perché siamo arrivati alla fine dell'anno, perché non è che è stato un capriccio come qualcuno vuol dire, perché c'erano dei problemi seri. Se noi approvavamo questo schema di bilancio a settembre o i primi di ottobre, la tariffa della spazzatura era il doppio, cioè la tariffa passava di 1,06 a 2,12. Le nostre perplessità stavano proprio lì. Lasciamo perdere che c'era incertezza sui trasferimenti regionali, facevamo poco, ma questa, quello del raddoppio della tariffa non ci potevamo rassegnare. Ecco, questa parentesi serve solo per dire perché abbiamo perso tempo. Torniamo indietro ora a vedere. Stavamo parlando di cosa comporta questa approvazione entro il 31-12, avevo perso il filo. Praticamente cosa succede? Se noi non approviamo entro il 31-12, non 31-12, dobbiamo approvare molto prima, perché gli uffici devono avere i tempi di impegnare le somme e ci vogliono dei giorni. Cosa succede? Entriamo nel merito. La mensa scolastica. La mensa scolastica, se non si approva il bilancio subito, si farà fino aprile, poi non c'è più copertura, si deve chiudere nel mese di aprile, dobbiamo chiudere la mensa scolastica. Dice, vabbè, qualcuno potrebbe dire, lo dico, l'anticipo io, per il futuro, eventuale risposta, ma se facciamo il bilancio subito a gennaio e febbraio possiamo evitare questo, mettiamo le somme. Non è così, perché come è successo l'anno scorso, che l'ufficio è partito con un'ipotesi di trasferimento regionale di 300.000 euro in meno, cioè regionale e statale, quest'anno sarà la stessa cosa, quindi non ci permetterà di fare il bilancio subito, perché si mantiene in una situazione cautelare per evitare che sbaglia, si mantiene al di sotto, quindi non avremmo le somme per mettere sulla mensa. Trasporti scolastici, non si perde niente, mi dice l'ufficio, però bisogna che i genitori anticipano tutto, cioè qua non si perde niente, i genitori avranno tutto, però bisogna anticipare fino al prossimo bilancio, fino a un altro anno, possibilmente di nuovo a novembre. Perché i bilanci, anche se sono in previsione, la Regione Sicilia, per la situazione critica che abbiamo, ogni anno, di anno in anno, li fa approvare sempre a novembre, non è a caso la cosa, perché ci sono dei dati incerti, quindi la Regione dice la previsione potete approvare fino al 30 di novembre. Quindi significa che chi ha un figlio deve anticipare circa 1.000 euro, chi ha due figli studenti deve anticipare più di 2.000 euro. E con una situazione economica come quella attuale, che non è che l'alba abbiamo, dice, abbiamo tutti monoreddito, magari avremmo monoreddito, qua la maggior parte sono dei precari. Sono precari, non c'è un reddito ogni mese, ci sono i muratori, 3 mesi, 4 mesi all'anno, l'agricoltura va come va, altri che sono veramente precari. Quindi anticipare 2.000 euro sono grossi sacrifici economici. Assistente igienico personale e insegnante aiuto alla comunicazione. Queste sono due figure indispensabili e obbligatorie. Una di queste qualche anno fa abbiamo perso una causa, non l'abbiamo iniziato noi la causa, siamo stati coinvolti, ma il comune in quella sentenza viene fuori che sono delle figure obbligatorie. E consigliere in minoranza, io non me l'assumo la responsabilità di queste cose. Se noi non partiamo con questo servizio, saremo di nuovo denunciati davanti al TAR. Si devono assumere responsabilità, io li coinvolgerò, le manderò una lettera a casa a tutti, li rendo responsabili di eventuali danni dovuti a questo servizio che non parte. E non solo questo, non è solo i danni che c'è al comune, i danni che hanno i ragazzi, questi diversamente abili, che hanno dei servizi che il comune è obbligato a dargli e che non gli diamo. Quindi ci sono due danni, uno alle casse del comunale e uno agli interessati. Concessione ai buoni libri, va lo stesso per i trasporti scolastici, non è che si perdono, dobbiamo anticipare, un altro anno col bilancio saranno restituiti con quello che comporta la situazione economica. Interventi sui diversamente abili, avevamo previsto delle somme diverse di quelle della scuola, proprio mirate ai diversamente abili, si perdono. Assistenza economica, noi quest'anno abbiamo dato purtroppo poche somme, perché la situazione era quella che era. Ora abbiamo circa 5.000 euro messi nel bilancio, visto che abbiamo dato poco durante l'anno, perché ci sono delle famiglie
magari vivendo di fuori non lo sapete, che hanno bisogno realmente delle centinaia di euro per pagare la luce che hanno arretrato da 2 mesi, l'acqua, le bollette, non per altro, perché rischio che le vengano disattivate questi servizi. Avevamo messo circa 5.000 euro nel bilancio, qualcosa volevo mettere pure dal fondo di riserva mio personale, dopo che è approvato dal bilancio, passarlo su questi servizi per darli, dividere quei 15-16 che sono veramente una situazione drammatica, no? Che lo dico io, lo dice l'assistente sociale che mi pressa: sindaco, c'è bisogno di soldi perché abbiamo delle situazioni drammatiche a Villalba. Questi si perdono, non li possiamo dare, cioè si faranno un brutto Natale. Non è che con quei 300-400 euro noi vogliamo risollevare queste famiglie, sono un palliativo, sono un qualcosa che l'amministrazione è vicina, perlomeno per le bollette. Impianto illuminazione. L'anno scorso vi ricordate tutto quello che è successo sull'impianto di illuminazione? L'abbiamo previsto nel bilancio, la prima volta lo bocciano, abbiamo riconvocato di nuovo, siamo arrivati a un accordo, abbiamo mediato la cosa. Dice: dobbiamo allargarla alle altre vie delle periferie, che ben vengono. Subito ho detto sì, abbiamo fatto il progetto. Siccome però i tempi erano stretti, siamo arrivati un giorno dopo. A causa di questo giorno in ritardo, arrivato il 19 dicembre, la cassa si è fatta una direttiva interna che l'ha pubblicata, noi non siamo potuti arrivare in tempo, che il 18 chiudeva. Noi siamo arrivati il 19, abbiamo bocciato tutto, cioè non è passato. Forse ogni male non viene per noi, perché abbiamo fatto un unico progetto con tutte le altre periferie. Abbiamo fatto ora a LED un impianto più funzionante, superiore rispetto a quello dell'anno scorso, ma con questa cosa che hanno fatto è impossibile, questo non si può recuperare. Con tutti gli sforzi che facciamo non si può recuperare più, perché ammesso e concesso che il 20 si approva il bilancio, si fanno nottate, lo fanno immediatamente esecutivo, non ce la facciamo lo stesso, perché dopo l'approvazione del bilancio ci sono i pareri sanitari, capite che siamo sotto Natale, poi c'è l'approvazione ufficio e tutto. Credo che sia impossibile realizzare, quindi sia l'impianto di illuminazione sia la circonvallazione non si può fare più, sono persi o perlomeno difficilmente realizzabili. In ultimo, spostiamo di già tutto un altro anno, è un altro anno, con la speranza che succeda di nuovo così. In ultimo, quello che credo più grave, ma quello che è più diretta, che tutti voi cittadini potete toccare con mano, la spazzatura. Noi la spazzatura abbiamo degli arretrati a non finire, tant'è che in questo bilancio che si doveva approvare ci sono 126.000 euro messi, che sono i debiti che abbiamo con la discarica di Castellana. Sono andato io a parlare col direttore dicendo che ci mancava il bilancio, non avevamo i soldi, ci deve fare la cortesia di aspettarci. Fortunatamente non è Catanzaro, perché se era un'impresa privata non ci aspettava. Lei è della regione Sicilia, gli ho spiegato la situazione, perlomeno con partecipazione alla Regione Sicilia, il Comune e un consorzio, dove c'è il pubblico in mezzo. Hanno capito la situazione, dice sindaco, allora quanto? Prima Natale paghiamo, va benissimo, continuate. Stessa cosa a dottoressa Ingala, del Lato. Noi abbiamo degli arretrati sulla gestione del Lato da pagare, siamo stati diffidati più volte, però commissario, ci conosciamo, siamo in ottimo rapporto, gli ho spiegato la situazione, le lettere continuano ad arrivare, ma in realtà non hanno fatto niente, perché c'è un mio impegno che prima Natale si paga. Stessa cosa per il commissario Vella, l'ultimo nominato alla regione, ci diffida a pagare continuamente, non so quanto vola anche lui, altri 10-12 mila euro, abbiamo un totale, ma tutti i 100 mila euro non ci bastano. 50 sono proprio diffidate, circa 50 mila euro l'abbiamo, le diffide. Comunque anche lui ha capito, e io sempre mi sono impegnato fino ad ora, prima Natale si paga, approviamo il bilancio, abbiamo 126.000 euro e paghiamo. Non è così, perché il bilancio non si approva, noi non possiamo più pagare. Io mi corro l'obbligo, per non venire meno agli impegni presi, comunicarlo che ho qualche difficoltà in consiglio, sia la discarica sia i commissari, che io sono in difficoltà non per colpa mia, perché tutto mi potevo aspettare. Ci sta bene quando scrive l'opposizione, no, ci sta bene, dico è ostruzionismo, che scrive alla Corte dei Conti, scrive all'assessorato, vuole ispettore, vabbè,
Gli elementi sono questi, non mi aspetto cose costruttive, sono queste, non può venire qualcosa di buono, ma tutto mi aspetto tranne che paralizzano il comune, perché questo non è fare male all'amministrazione, questo è fare male ai cittadini. Per non dire sulla spazzatura, la pompa di benzina, la naffeta sulla mia faccia si dà la naffeta, anzi io ho anticipato i soldi per la naffeta, quando l'ufficio ha detto che non ci sono i soldi, io ho pagato, non è che li perdo, li avrò, la pompa di benzina quando gli saldo le fatture me le ritorno i soldi indietro, ma ho pagato io finora, da domani no, perché io non ho la certezza di quanto si incasseranno queste somme. Non so come, se non mi citeranno, perché io sia a Villalba che a Vallelunga ho detto che garantisco io, prima Natale si paga. Come dico, perché tutto mi poteva aspettare. No che mi fanno questo, che mi rinviano in modo che il bilancio sarà approvato da parte loro, quindi adempiono, perché se non si approva il bilancio la cosa è grave, si scioglie il consiglio comunale e rimane l'esecutivo. Loro hanno fatto in modo che approvano il bilancio, ma non avremo l'esecutività, quindi per i cittadini, non per l'amministrazione comunale, per i cittadini è lo stesso consiglio approvato. Ecco, è un qualcosa che va al di fuori, questa è la politica. Questi praticamente dove fanno leve? Perché hanno fatto questo? Dici sì, se non ti piace questa storia ti diventi, ti mancano i numeri per approvarli, dimettiti. Così non ci sono questi problemi. Scusami, e tu fai leva sull'attaccamento che abbiamo noi, che l'abbiamo dimostrato più volte, che abbiamo attaccamento alla comunità, quanto stiamo lavorando per la nostra comunità. Tu fai leva sull'attaccamento che abbiamo noi verso la nostra comunità per minacciarci. Allora tu ci minacci che fai del male ai cittadini, e se non voglio questo mi devo dimettere. Io sono amministratore, ma anche tu sei amministratore. Anche voi siete amministratori, come noi, abbiamo i stessi obblighi rispetto alla legge, abbiamo fatto gli stessi giuramenti, ci dobbiamo impegnare nell'interesse dei cittadini. Io sono stato eletto per un ruolo, loro per un altro ruolo e voi per un altro ruolo, ma opposizione non significa fare danni ai cittadini. Vi dovete vestire di responsabilità, lavorare per i cittadini, non per i vostri interessi. Fare gli amministratori significa questo, sacrificarsi. Qua invece voi state usando questa leva per mettere in difficoltà, visto che mi manca la maggioranza. Vogliamo discutere perché mi manca la maggioranza. A me non mi manca la maggioranza perché ho amministrato male o chissà quale cosa ho fatto. A me mi manca la maggioranza, non ve l'ho mai dirlo, perché qualcuno aveva interesse personale e non glielo abbiamo permesso. E lo stiamo pagando. Assumete la responsabilità, venite sul palco, venite a rispondere a quello che vi ho detto all'ultimo comizio, salite a rispondere a questo, assumetevi le vostre responsabilità. Non si amministra così, mettendo in ginocchio un paese, perché state mettendo in ginocchio un paese. L'assistenza economica, che stiamo parlando di stupidate, 5.000 euro come ho detto, sono indispensabili per alcune persone, non ve ne frega niente, perché vedete solo il vostro obiettivo, i vostri interessi. E poi qualcuno dice si va a fare pure la comunione. Vi dovete vestire della responsabilità che avete. Pigliacchi. Per le dimissioni, perché mi dovrei dimettere? In 3 anni sfido qualsiasi amministrazione da 30 anni a questa parte che ha prodotto il lavoro che abbiamo fatto noi. Lo sfido pubblicamente, chiunque vuol salire qua, tutto assieme, 30 anni fino ad ora, in 3 anni quello che abbiamo fatto noi, sui lavori pubblici abbiamo trovato il deserto, palestra, ideata, progettata, fatta finanziare di noi, con l'aiuto alla scuola, con la collaborazione, aiuto noi abbiamo dato, con la collaborazione alla scuola, consolidamento scuola media, ideato da noi, presentato, finanziato, nel 2014 sarà realizzato, discarica, dato l'incarico, fatto finanziare, nel 2014 sarà realizzato. L'ultima, scuola materna, decreto fare, non so se avete sentito dirla alla televisione, in questo periodo si parla decreto fare. Benissimo, vi dico che il Villalba è stato l'unico comune
che ha avuto il finanziamento con la legge questa che è uscita il 23 agosto, 540.000 euro, la scuola materna, rimettiamo a nuovo, l'unico comune della provincia di Caltanissette, vento in tutta la Sicilia, per noi motivo di orgoglio, campo sportivo, fra 4 giorni, giorno 4, abbiamo la sentenza al TAR, siamo fiduciosi, siamo stati scartati ingiustamente, siamo fiduciosi che può andare a buon punto, 1.400.000, incarico nostro, ideato, portato a finanziamento, speriamo che va bene. 6.000 campanili, un'altra cosa che è uscita due mesi fa, siamo puntuali in tutto, abbiamo presentato il consolidamento a Via Cesare Battisti. Quando loro qua mi dico, loro hanno perso un finanziamento di 1 milione di euro, hanno avuto 9 mesi di tempo, l'hanno fatto ritirare e perdere. Noi abbiamo avuto 20 giorni di tempo, abbiamo presentato i documenti, siamo in graduatoria, non so come andrà a finire, ma in 20 giorni abbiamo preparato il tutto. Sfido chiunque a salire qua a paragonarsi con noi. Sociale, abbiamo istituito la figura dell'assistente sociale, che è indispensabile, l'aiuto alla comunicazione, l'aiuto igienico personale ai diversamente abili, delle figure che sono obbligatorie, ma mai nessuno ci aveva pensato, tutti a me aspettavano, tutti a me o a noi, per creare queste figure. Quei giochi d'estate che qualcuno si è permesso pure di criticare per i diversamente abili, una bella manifestazione, non è che vogliamo risolvere i problemi dei diversamente abili con questo, ma l'abbiamo portato in piazza all'attenzione di tutti, ci sono anche loro. Nell'agricoltura, sfido qualsiasi amministrazione che ha fatto quanto abbiamo fatto noi, grazie all'impegno di Tatano o di Cortone. C'è di continuo, abbiamo della beveratoi, le manutenzioni dell'estate, anche noi le manutenzioni interne e esterne del paese. 8 anni fa ci c'è la notizia, ci ha fatto un servizio a Villalba, il paese delle buche. Trovatemi una buca per tutto il paese. C'è rimasto solo un pezzettino, ma entro il 2014, quest'anno per la carenza di fondi abbiamo revocato la delibera che era già pronta a farla. Poi cosa abbiamo? Volontariato, vedete la situazione, gli amministratori hanno dato un esempio, le aiuole all'ingresso del paese, attività culturale, abbiamo presentato 5 libri, abbiamo portato qua il procuratore capo Lari per ora forse il procuratore capo più famoso d'Italia, c'è in mano il processo Borsellino, il processo Falcone, è venuto qua a farci un convegno, Giambattista Tone è un altro magistrato che mi è... Gozzo, sono il pull antimafia, il più famoso d'Italia, è venuto a Villalba. Abbiamo ricordato sempre nell'attività culturale, professor Lumia, Michele Pantaleone, onorevole Pantaleone, una signora che è nata a Villalba, è stata la prima donna che ha vinto la Vittorina Vicenza, Vivenza, la prima donna che ha vinto una medaglia olimpica, è nata a Villalba. Nel 1900 qualcosa, l'abbiamo ricordato, abbiamo fatto un mare di attività culturale. Io sfido qualsiasi amministrazione a paragonarsi con noi. Macaluso, il nostro compaesano deceduto in guerra, disperso in Germania, l'abbiamo fatto rientrare, abbiamo fatto una bella manifestazione. Ma quanto mai tutto questo? Quanti anni dobbiamo mettere assieme per fare il lavoro di questi 3 anni nostri? E perché mi dovrei dimettere allora? E mi costringete minacciando di fare male a Villalba? La spazzatura nei prossimi giorni rimarrà per le vie del paese, sono sicuro, tranne che i consiglieri di minoranza fanno come ho fatto io finora, che va a pompa e benzina, mette mano in tasca e paga, perché così si raccoglie la spazzatura da mesa a villa, che c'è il sottoscritto che fa garante e quando è il caso paga, ma da domani no. Domani alle 8, quando arriva il camion che tutte le volte mi chiama, sono alla pompa, passano, garantisco io, pago io. Domani quando mi chiamo gli dico andate all'ufficio, tutti i soldi che trovate sono vostri, pagate la nafta, tutti quelli che trovate. Ma ve lo dico io quanto troveranno, zero, come zero da diversi mesi. Ora, consigliere di minoranza, assumetevi la responsabilità di quello che avete fatto. Domani andate alla pompa e gli dite garantiamo noi, come ha garantito fino al sindaco, ora garantiamo noi. Pago io, quando prendi i soldi me li dai. Ecco, io questo volevo comunicare. Qua c'è una prospettiva, non un attacco politico, è un attacco alla cittadinanza di Villalba. Voi non siete amministratori. Non dico l'oggettivo, quello che mi verrebbe più spontaneo, perché poi dico che sono volgare, perché qualche volta l'ho detto a qualcuno. Voi non vi siete vestiti per niente di questa carica.
Il giorno che sono diventato sindaco mi è cambiato, non dico che mi è cambiato assolutamente, perché è stato sempre questo, rispettoso della cosa pubblica, rispettoso al 100%, ma mi sono vestito di autorità, non mi permetto di sbagliare, io non scherzo con i cittadini, io tutti i giorni sono a lavorare al comune, io ho abbandonato le cose mie, per i miei cittadini, per il mio paese, dovete fare lo stesso voi, vi dovete vestire di autorità e responsabilità, dovete fare in modo che i cittadini di Villalba hanno tutti i servizi. O perlomeno tutti quelli che si possono dare. Non queste cose che per sovrecchierie, per fare uno smaccamento, ma cosa mi fai? La spazzatura come rimane a me, per il paese rimane a te. Io non dico che non ho bisogno di assistente economico, perché mortificherei, ma c'è una persona che io non è che devo prendere soldi, io non ho interessi diretti. Io sono accanito, perché si sta facendo dei danni dei cittadini, che non c'entrano niente nello scontro politico. Una cosa è lo scontro politico, ma lo scontro politico deve essere mirato all'interesse del cittadino. La nostra sfida deve essere chi fa di più per il cittadino. Non deve essere che io mi sacrifico tutti i giorni e tutti metti di traverso per ostacolare il bene che voglio fare ai cittadini. Questa è una vergogna. Poi in ultimo voglio concludere, c'è stato un articolo, questa è solo una puntualizzazione, di qualche giorno, di ieri, Castello Ingandato, dove si dice noi abbiamo rinviato questo perché hanno aumentato l'IMU al 100%, siete imbroglioni, vero che c'è da ripre, ma lo dovete capire. Cosa è successo? Ve lo spiego, o imbroglione o disonesto, non l'ho capito cosa sono, più imbroglione che disonesto. Bugiardi. Praticamente cosa è successo? Alla televisione in questi giorni si parla che l'IMU è a totale carico sulla prima casa, è stato annullato, cioè non si paga più l'IMU sulla prima casa. Allora lo Stato che dice, come le grosse città soprattutto, protesta, dice scusa, tu stai annullando l'IMU che incasso io, se tu mi annulli l'IMU io dove vado a prendere i soldi per coprire i servizi? Allora lo Stato ha fatto una legge, dice comuni state tranquilli, tutta l'IMU che io vi annulla ve lo do nei trasferimenti in più, cioè che Villalba, a Villalba ci deve per 2000 euro questo aumento, perché l'IMU sulla prima casa a Villalba la pagano in 15, qua uno che legge l'articolo hanno aumentato l'IMU del 100%, a chi l'ha aumentato, a chi la paga l'IMU a Villalba? 15 persone pagano l'IMU a Villalba, ed è 2000 euro, ma non lo pagano loro, perché lo paga lo Stato, perché lo Stato si è fatto garante, dice tutto quello che perdete voi, ve lo rimborso. Purtroppo non è andato proprio così, perché ieri, l'altro ieri, lo Stato ha capito che tutti i comuni stanno facendo questo lavoro e dice ferma, io ti garantisco il minimo, quello che avevi, sull'aumento vedo se ti posso dare il 40%, per il 60% ce lo metti tu, quindi il cittadino non paga niente, quindi è una bugia chi ha detto una cosa del genere, era un escamotaggio per recuperare 2000 euro, lo dovete capire le azioni che si fanno, non parlare a vanvera. Poi un'altra accusa che ci fanno, la mensa, abbiamo aumentato la mensa il 25% e il 30%, ditemi quanti comuni hanno la mensa, le mense sono state chiuse tutte, nella provincia di Caltanissetta saremmo in 5-6 comuni che abbiamo la mensa. Io parlando con i genitori, perché la perplessità c'è da mesi, vista la situazione, la spending review, i tagli, il patto di stabilità, io parlando con i genitori, me l'hanno suggerito loro, aumenta i 50 centesimi, ma non chiudere, perché per noi è indispensabile, ne ho parlato con la presa, sindaco fai qualsiasi sacrificio perché per noi è indispensabile la mensa. Ebbene, l'abbiamo aumentato, ma molto comunque Mussomelli non ce n'ha più un mensa. Campofranco non ce l'hanno mezzi, siamo in pochi a avere la mezzi, vero che abbiamo aumentato, ma si parla di 50 centesimi al giorno, per 20 giorni sono 10 euro al mese, tutto l'anno sono 50 euro, quindi voglio dire, non è che sì, capisco il momento di ristrettanza economica, 50 euro sono soldi, e se sono soldi 50 euro, figurati i 400 che dobbiamo dare alle famiglie in stato di bisogno, che per colpa vostra non possiamo dare più. Quei 50 euro diventano importanti, indispensabili, quelli no, diventano superflui. Indennità, si sono ridotte indennità, poi nell'articolo dice si sono ridotte indennità il 10%, che era obbligatorio per legge, addirittura a decorrere il 1° gennaio, e loro l'hanno fatto a ottobre. Bugiardi, scorretti.
Noi a gennaio l'abbiamo ridotto per legge, si è ridotto. Quello che abbiamo fatto a ottobre l'abbiamo fatto noi, di nostra iniziativa, non c'entra niente la legge. Quello abbiamo fatto a gennaio e neanche abbiamo fatto articoli, perché era dovuto per legge, quindi non lo diciamo ci siamo ridotti, perché la legge l'ha ridotto e non l'abbiamo detto a nessuno. Quello che abbiamo detto ora, dei libri che abbiamo fatto, è che abbiamo ridotto un altro 1%, 10%. Ma questa è di nostra iniziativa, per essere solidari con il momento, con quello che si passa, con quello che si sta passando. Ecco, in ultimo per concludere, perché c'è pure, abbiamo fatto un po' tardi, c'è il convegno della Frates pure, un invito a tutti i consiglieri comunali, e in particolare quelli di Villalba Futura, di assumere un comportamento responsabile che non provochi ulteriori danni alla famiglia villalbese. E più che altro l'invito a tutti i concittadini a partecipare alla vita pubblica, quindi essere presenti nel Consiglio Comunale e vedere come vanno le cose. Dovete essere presenti, perché sono sicuro che con la vostra presenza certe cretinate non si fanno là dentro. Qualche bambino viziato non si passa questi capricci facendosi forza sulla forza dei numeri, che loro sono 7. Voi siete 7, noi siamo 5, ma siamo imparagonabili. Siamo imparagonabili, quindi vi invito soprattutto a voi cittadini, venite, assistete al Consiglio Comunale, vedete come vanno le cose, perché solo con la vostra presenza mettete i limiti a qualcuno, con la vostra presenza, perché si vergognerebbero di fare quello che fanno. Solo questo, vi ringrazio, mi sono sentito in dovere di farlo, perché voi nei prossimi giorni o nei prossimi mesi capirete da dove vengo il danno, la spazzatura, l'aiuto economico, i trasporti scolastici, la mensa, capirete da dove vengo. È partito dall'alto ieri, è un obiettivo della minoranza, partito nel Consiglio il giorno 28, con quel rinvio al 19-11. Grazie, arrivederci alla prossima volta. Noi siamo sempre qua, tutto quello che succede vi terremo informati. Grazie. Non c'è un giro.